casa sicuramente è un investimento per gli italiani e sarebbe il primo investimento, e mai come adesso con i prezzi che sono sicuramente scesi. Di fatto c'è un problema di clima e di impossibilità di gettare il cuore oltre l'ostacolo e affrontare un acquisto. Adesso le persone sono tartassate dall'IMU, da tante piccole tasse, imposte, eccetera, per cui soprattutto i professionisti, i piccoli imprenditori, che erano quelli che una volta, un tempo, sicuramente potevano accedere all'acquisto delle case molto più semplicemente, oggi sono quelli che invece trovano più difficoltà, quindi la fascia intermedia della nostra popolazione. L'IMU, così come è stato imposto, in un momento così drammatico, non solo per noi, un po' per tutto il mondo, ma per noi, perché noi da un anno parliamo che stavamo andando a finire la Grecia, quello e quello, ha reso la gente più paurosa, soprattutto ha creato un'incrinatura in quel rapporto forte che l'italiano ha sempre avuto con la casa. Hanno cominciato a far credere che la casa non fosse più quella cosa che tu vedi lì intoccabile, il ricovero sicuro dell'uomo. L'uomo, dall'età della pietra, ha avuto necessità di andare nella caverna. Parlarne in questo modo così aggressivo, colpire un bene che è il bene primario, quello e quell'altro, ha fatto mettere paura. Ha fatto, se il mercato era febbricitante, se c'aveva la febbre a 39,5, la febbre è salita a 40. Al di là, diciamo, delle proposte, al di là delle decisioni, io credo che ci debba essere una proposta chiara, cioè si ha bisogno di una certezza del regime fiscale, della tassazione. È impensabile che un cittadino possa fare un acquisto pensando magari di non dover pagare nulla e poi ritrovarsi invece dopo nemmeno un anno a dover sopportare un regime fiscale completamente diverso. Non c'è più l'investitore che acquistava per poter locare, per avere una rendita. Questo non più perché i problemi sono quelli legati alla politica e quelli legati alle leggi attualmente in vigore. Liberare un appartamento da un inquilino è stato problematico, anche su questo è il caso che ci confrontiamo con le forze politiche. Misure più rapide per la liberazione di un immobile. E quindi questo ha fatto sì che la figura dell'investitore perdesse un attimo di interesse al mercato immobiliare. Ciò che ha fatto rallentare forza l'investitore è la possibilità di dover giustificare somme o modalità o provenienze di denaro, insomma, cosa che fino a poco tempo fa c'era meno da stare lì a pensare come, quando e perché ce li ho, dove li ho messi, dove li ho presi e quant'altro. Quindi forse è più questo che ha rallentato la possibilità di investire con estrema tranquillità che le tassazioni e quant'altro. Quello che può fare il governo nazionale, che deve fare sicuramente, visto anche il fatto che ad esempio le banche sono state aiutate e non poco, deve essere quello di finanziare, di investire, di indirizzare determinati fondi solamente per i mutui a privati, quindi alle famiglie, perché poi il mercato immobiliare si riprende anche se sono le famiglie più di tutte a investire, a reinvestire nell'immobile. Certezza della tassazione, quindi un progetto con una proposta politica condivisa da uno schieramento politico ampio che possa portare appunto a una prospettiva molto più lunga di una semplice tornata elettorale, quindi una certezza della tassazione qualunque essa sia per quanto riguarda le abitazioni e un maggiore sistema di deduzione, magari non di detrazione come avviene in Francia per quanto riguarda i mutui. Quindi in Francia, dove comunque la tassazione sulla casa è alta, si può dedurre completamente il costo del mutuo. Un'altra cosa che darebbe sicuramente un impulso diverso è quella di ridurre le aliquote IVA per l'acquisto della prima casa anche sulle spese accessorie, quindi le spese notarili, quindi le spese bancarie, quindi le spese anche delle stesse agenzie immobiliari. Tra l'altro questo creerebbe nella filiera una maniera ancora più specchiata di operare, visto che si è sempre parlato di
di denari che girano in maniera stravagante nel settore immobiliare. Sarebbe molto più semplice se un inquilino potesse portare in detrazione il canone di locazione che sostiene mensilmente. Questo porterebbe anche farebbe anche un'altra cosa, non lo faremo noi direttamente, ma forse l'agenzia delle entrate ne potrà trarre i suoi vantaggi, poiché ci sarà anche forse una richiesta di nero in meno, perché se io ho la possibilità di poter portare in detrazione il canone, non vado a contrattare il proprietario, facciamo un fitto, anziché 700 lo facciamo 550, te li do a nero, eccetera. In quel caso il fitto è 700, io pretendo 700 perché devo portare in detrazione 700. Penso che un punto di svolta per cambiare un po' quel mercato potrebbe essere una reale, seria, concreta legge sugli affitti. Però che deve essere fatta con la collaborazione di tutte le forze sociali e velocemente, perché qui il problema è che quando si parla di una legge sia dopo 20 anni. 6 mesi, ci vogliono 6 mesi per fare una buona legge, se la vuoi fare. Allora, alta tassazione a chi tiene le case sfitte. Ma io l'ho comprata per mio figlio, ma tuo figlio ha già 5 anni. Certezza nel rilascio dell'immobile. Se io vendo la casa e chi l'acquista, o anche io personalmente che ho affittato la casa, ne ho veramente bisogno per me o il mio stretto nucleo familiare, non per fare un'altra speculazione. La casa deve essere libera. Rientrare in possesso di un immobile alla scadenza contrattuale in Italia è difficile, perché possono passare anche 10-12 anni. Ci sono rinvii su rinvii anche con sfratti esecutivi, la forza pubblica non la danno, perché se una persona non vuole uscire c'è bisogno di un certo numero di persone, e sono intanto l'ufficiale giudiziario, la forza pubblica, il fabbro per aprire la porta, il medico e l'ambulanza. Adesso sono cambiate un po' le cose, comunque basta il medico, se il medico rileva che c'è un ammalato allora dopo chiama l'ambulanza. Lei questo ha un costo ovviamente, quindi lei capisce che chi volesse investire veramente in più immobili per ricavare un reddito dalle locazioni, così proprio non è assolutamente portato. Io personalmente sto studiando con molta attenzione la possibilità di realizzare, di concretizzare i fitti, le locazioni con riscatto, che credo sia una forma che dovrebbe essere attuata in molte realtà come la nostra, nella quale ci sono molte costruzioni, molte nuove costruzioni, che purtroppo non sono state vendute, pur avendo una destinazione alla vendita. Si permetterebbe alle giovani coppie, alle categorie meno agiate, di poter accedere ad una locazione in un immobile nuovo, e a distanza di 3 anni, con la speranza, voglio dire che la speranza ci deve sempre stare, che il mercato riprenda, potrebbe esserci la possibilità per chi ha locato 3 anni in prima di poter acquistare, scomputando ovviamente tutti i canoni che fino ad ora sono stati pagati.